Ecco, questa bella festa del del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù Cristo. Questo qui sulla terra non siamo capaci di renderci conto la grandezza di questo dono. L'Eucaristia è la fonte e l'apice della vita cristiana. Pensate un po', come voi sapete, abbiamo 7 sacramenti. 6 di questi sacramenti fanno l'effetto di ciò che le parole del sacramento dice, fa quell'effetto. Ma questo sacramento dell'Eucaristia non soltanto fa l'effetto, ma questo sacramento è Gesù. È Gesù. Il sacramento più grande. Tra pochi minuti il sacerdote durante la messa dirà queste parole: questo è il mio corpo. E ci saranno miliardi di angeli e santi in questa chiesa che si prostrano davanti all'Eucaristia, perché loro capiscono molto meglio di noi che cos'è l'Eucaristia. Sapete, in questo Vangelo di oggi che abbiamo letto, è dal 6° capitolo di San Giovanni, io non capisco come i nostri fratelli protestanti, quando leggono quel capitolo, come possono credere che l'Eucaristia è soltanto un simbolo e non veramente il carne di Cristo. Gesù ha detto molto chiaro: questo è mio carne e sangue, dovete mangiare e bere. Poco dopo questo brano nel Vangelo, la maggioranza dei discepoli sono andati via. E Gesù non ha fatto come tanti politici e ha detto: oh no, tornate indietro, non volevo dire che proprio bisogna mangiare, che è soltanto un simbolo, tornate indietro. No, Gesù non ha fatto così. Le parole di Gesù sono parole di vita eterna. Gesù perfino ha girato agli apostoli e ha detto a loro: anche voi volete andare via? E il primo Papa Pietro ha detto che tu hai parole di vita eterna. Noi siamo con te. E guardate anche per noi. Per noi abbiamo il Vangelo davanti per leggere queste cose e abbiamo anche 2000 anni di storia nella Chiesa. Sapete che ci sono centinaia di miracoli eucaristici in questi 2000 anni. Italia, ci sono tantissimi miracoli eucaristici in Italia. Questa festa era stabilita a causa di quel miracolo a Orvieto, quando quel sacerdote dubitava e poi dall'ostia ha cominciato di gocciare sangue di Gesù. E poi dopo il Papa ha chiesto a San Tommaso e San Bonaventura di investigare, eccetera, e ha stabilito questa festa tanti anni fa a causa di quel miracolo. Però c'era un miracolo ancora più grande. 1300 anni fa, anche qui in Italia, direi il miracolo più grande a Lanciano. Di nuovo il sacerdote dubitava nella presenza e quell'ostia ha cambiato in carne di cuore di un uomo di 33 anni, in sangue tipo AB, e poi quando hanno messo l'ossilloscopio su quella cosa hanno scoperto che quel carne è vivo, non morto. Cioè ci sono tantissimi miracoli e nonostante questo la grande maggioranza dei cattolici non credono nell'Eucaristia come i nostri fratelli protestanti. Perché la vita è una battaglia. Se non si fa la battaglia, si perde. Quante persone hanno perso questa cosa fondamentale nell'Eucaristia? Soltanto 5% dei battezzati cattolici in Italia vengono alla messa ogni domenica. Cioè c'è un detto
che voi conoscete, che spiega questa cosa. Se non si vive ciò che si crede, si finisce di credere come si vive. I nostri bambini hanno ricevuto un mese fa prima comunione, ma se quei bambini tornano a casa dove i genitori non praticano la loro fede, nonostante che quei bambini credano tutte quelle belle cose che hanno imparato da questi bravi catechisti, ogni cosa, ma se i bambini vedono i genitori che non credono nell'Eucaristia, non hanno neanche un'ora a settimana per ringraziare Gesù nell'Eucaristia, quei bambini finiranno come i loro genitori di non credere nell'Eucaristia. Perché se non, ripeto, se non si vive ciò che si crede, si finisce di credere come si vive. E così oggi è arrivato fino al punto che i sondaggi recentemente, soltanto il 50% delle persone che vengono in chiesa credono che c'è la risurrezione dopo la morte. Siamo arrivati fino a quel punto. Così è molto importante di vivere la fede, se no si perde tutto. Ecco, mi ricordo quando sono venuto una volta per la confessione, per la prima comunione per i genitori di una parrocchia di più di 5.000 persone, sono venuti 3 genitori per fare la confessione, per preparare per la prima comunione dei loro bambini. 3 genitori di una città di più di 5.000 persone. Non ci rendiamo conto, sapete che questa indifferenza, ingratitudine è un peccato grave, molto grave. Questo, pensate anche, questa Eucaristia, la fonte della vita, è la sorgente. Se siete mai andati, per esempio, qui in Italia, a un fiume di Tevere, o Piave, un fiume grande, e arrivare nelle montagne alte, 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 per arrivare alla fonte di quel grande fiume? Ecco l'Eucaristia. L'Eucaristia e la montagna, la fonte della Chiesa, la fonte della vita, la fonte di tutto. Sapete che nei primi 3 secoli i cristiani cercavano di portare l'Eucaristia alle persone in prigione che preparavano per essere ammazzati come martirio, per dare loro la forza di confrontare il martirio. Madre Teresa di Calcutta non apriva una casa in nessun parte della terra se non c'era la possibilità di avere l'Eucaristia e adorazione per un'ora per le sue suore, perché Madre Teresa ha capito con l'Eucaristia, adorando Gesù nell'Eucaristia, la fede cresce, di vedere Gesù nell'Eucaristia, così le sue suore potevano vedere Gesù nei più poveri dei poveri, i moribondi sulla strada, le strade di Calcutta. San Tommaso ha scritto, il dottore più grande della Chiesa, ha passato tantissimo tempo davanti all'Eucaristia e perfino ha posato la sua testa sul tabernacolo e ha scritto il Summa Theologico. Guarda, è proprio la fonte di tutto l'Eucaristia. Però Dio parla in un modo così silenzioso. Dio non fa rumore. Se leggete nel terzo libro dei Re, nell'Antico Testamento, il profeta ha cercato Dio. Non ha trovato Dio nel fuoco, nel vento, nel terremoto. Ha trovato Dio nel silenzio. Oggi siamo nel mondo in cui si accende la televisione, iPad, iPhone, internet, ogni cosa. Se non ci sono i rumori, i giovani credono che non vale niente. E purtroppo tanti dei nostri giovani non prendono
quel momento di entrare in chiesa, di mettersi in ginocchio davanti a Gesù per poter finalmente avere un po' di silenzio, di cominciare a chiedere le domande fondamentali. Che cos'è la vita? Che cos'è il senso della vita? Perché sono qua? La grande maggioranza dei nostri giovani oggi non si chiedono queste domande e si finisce di vivere come animali, come la televisione ci insegna. L'Eucaristia è tutto. Una volta c'è questo episodio famoso di San Giovanni di Cours d'Ars in Francia. E ha visto questo uomo che passava tanto tempo davanti al tabernacolo e finalmente San Giovanni è andato a lui: ma che cosa fai lì? Che cosa dici? E quell'uomo semplice ha detto: io lo guardo ed egli mi guarda. Che bello guardare Dio. E quello lì ha passato tante ore davanti al... Io faccio un'ora santa ogni giorno, per poter mettere Dio dentro, per poter dare a Dio a voi. Se no, io finisco di dare un povero sacerdote che si chiama Don Joe, se non passo quel tempo davanti all'Eucaristia. Altrimenti il mio serbatoio è vuoto, pieno di soltanto Don Joe e non di Gesù. Così dobbiamo... Vorrei finire soltanto questo, che dobbiamo vivere l'Eucaristia. Quando Gesù ha detto una volta che chi mangia la mia carne finisce di non vivere per se stesso, ma di vivere per Gesù, se mangiamo la sua carne. E così anche noi dobbiamo fare le cose concrete, di amare come Gesù. Che si può dire che Gesù ha lasciato che noi mangiamo Gesù, che e noi dobbiamo fare lo stesso. Se vogliamo vivere come Gesù, i santi hanno chiamato Gesù nell'Eucaristia il prigioniero divino, che si è messo in quel tabernacolo e pochissime persone vengono a trovarlo. Quante persone qui a Sant'Arcangelo durante il giorno vieni a passare tempo con il Re dei Re? Siamo pronti di lavorare 8 ore ogni giorno, fare ogni cosa per questo, questo, questo. Lui ha creato tutti i soldi, mondo, l'universo, e non abbiamo tempo per Lui. Dov'è la nostra testa? Lui vuole offrirci le cose più belle che si può immaginare se siamo disponibili di passare tempo con Lui. Ma ci sono tutte le altre cose più importanti e perciò Lui rispetta il nostro libero arbitrio e non ci dà quelle belle grazie che è pronto per ognuno di noi se siamo disponibili di passare tempo con Lui. Così ecco, viviamo l'Eucaristia. Questo vuol dire di lasciare gli altri di mangiare noi. Come Gesù ci lascia mangiare Lui, noi dobbiamo lasciare gli altri mangiare noi. Questo vuol dire di amare i nemici, antipatici, i cattivi, come Gesù ha amato noi cattivi. Di lasciare gli altri mangiare noi, nella pazienza di lasciare loro come Gesù ci ha lasciato mangiare Lui. Ecco come vivere l'Eucaristia. Così mi raccomando tanto. Passate più tempo possibile davanti all'Eucaristia. Mi dicono che questa chiesa normalmente è aperta. Venite, venite. Se volete ricevere più di miliardi di euro, se volete ricevere Lui che ha creato tutti i soldi, l'universo, Hollywood, tutte quelle cose, venite qua. Perché quello che ricevete da Lui in ginocchio davanti all'Eucaristia rimane per l'eternità e non finisce nella bara. Buona festa per tutti noi qui presenti e tutti, in particolare i cattolici, anche i protestanti, che prendono le parole di Gesù come sono scritte e non come vogliamo interpretare noi secondo la nostra mentalità misura basso. E di prendere queste parole, di credere per il dono della fede,
per poter venire molto più spesso qui in chiesa, in adorazione al Signore, così Lui può darci le belle grazie e tesori che valgono più di tutto il mondo intero, per poter vivere l'Eucaristia e di lasciare gli altri di mangiarci come Gesù sulla croce per arrivare alla risurrezione con Gesù. Preghiamo. Chiediamo in questa preghiera che Dio Padre aumenta la nostra fede nel dono più grande che Gesù ci ha lasciato sulla terra, il suo corpo, sangue, anima e la divinità. Uguale come Gesù 2000 anni fa, tranne non si vede con gli occhi il suo corpo, ma uguale. E i santi sanno questo e adorano Gesù su questo altare. E preghiamo anche per i nostri confratelli cattolici e protestanti che hanno perso la fede in questo grande dono, la fonte e apice della vita cristiana, l'Eucaristia. Cantiamo questa preghiera.